Dopo 4 mesi e mezzo il Grande Fratello VIP albanese è quasi arrivato al capolinea. Ieri sera sono stati eletti gli ultimi finalisti di questa edizione, e tra questi c'è anche Heidi Baci. Tra 36 concorrenti iniziali l'ex GFina italiana è riuscita a conquistare il pubblico albanese, che l'ha premiata e portata in finale, insieme a Egla Ceno, attrice, Julian, Jul, Deda, comico e attore, Meriton Miechichi, giornalista, e Romeo Vesciai, attore e conduttore. Il team della Baci ha fatto il primo appello per portare la vippona alla vittoria. Ragazzi, è aperto il televoto per il vincitore di questo Big Brother VIP 3. Quindi votiamo per Heidi. Intuito, tenacia ed educazione. La vera protagonista deve vincere. Sarà anche uscita di scena in un modo brusco al Grande Fratello italiano, ma va detto che in Albania al Big Brother VIP questa ragazza ha avuto la sua rivincita. Heidi Baci, le prime parole dopo l'uscita dal Grande Fratello. Rientrare in una situazione del genere per adesso non ci penso. Sicuramente farò delle interviste. Se tornerò come ospite, certamente. Se ho ancora qualcosa da dire ai miei ex compagni? No, no, io penso di essere stata chiara con tutti. I nostri legami con chi è importante ci sono. Ho già detto tutto, sono contenta. Io tiferò per Vittorio e Beatrice. Secondo me, per quanto riguarda lo sforzo mentale, fisico, ha dato tanto Beatrice e, molto. Bea ragazzi è una signora veramente, molto lucida. Grande rispetto. Cosa penso di Leti e Paolo? Leti è una ragazza libera, Paolo è molto caloroso, e in un contesto del genere anche un abbraccio vuol dire il mondo. Quindi sono contenta se lei è contenta, diciamo così, Anita? Abbiamo chiarito, dai. Io ho visto che ho una certa influenza, non mi va di distruggere una persona da fuori, non ha senso. Noi ci siamo chiarite e le auguro veramente un percorso duraturo e spero stia tranquilla. Se mi piaceva qualcuno dentro la casa? Come compatibilità, Vittorio, ma non perché mi piace, ma come feeling, è una persona super calma, come me. Ci trovavamo molto bene, anche nei discorsi che facevano. Mi piace molto, sì.